È un momento sempre molto importante e significativo per la vita sociale ed economica di tutto il Saluzzese, questa fiera della meccanizzazione. Io credo che quest'anno, dopo lo sforzo organizzativo enorme del 2020, si consolida in maniera incontestabile la capacità organizzativa dell'ente manifestazioni. Io credo che sia davvero importante tributare un riconoscimento a Carlotta Giordano e a tutto il CDA che presta servizio gratuitamente per la città di Saluzzo e del territorio nell'organizzazione di eventi importanti e in particolare per questa fiera, che è il momento di non solo esposizione, ma anche di riflessione su quello che è il settore economico più strategico, significativo e rilevante del Saluzzese e delle terre del Monviso. A tutti e a tutti. Nel 2020 la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è stata una delle poche mostre ad andare in scena a livello nazionale ed è stata organizzata nella speranza che ci fosse una ripartenza effettiva e l'abbiamo definita come l'edizione del coraggio, di scommettere su una manifestazione e di riuscire ad organizzarla. Nel 2021 siamo qui oggi, di nuovo sperando davvero che i 18 mesi che ci hanno preceduti siano finalmente finiti. E si è fatta ancora più forte la voglia dei saluzzesi e di tutto il settore agricolo di ripartire. Questa edizione mi sembra che possa essere caratterizzata davvero da uno sguardo verso il futuro. Questo perché il nostro sguardo si è proiettato a quello che succederà. E ha fatto sì che si concretizzasse un'idea che ormai da anni, sin dal 2015, era presente nella Fondazione Amleto Bertoni, ovvero quella di guardare anche ai territori boschivi e montani in modo davvero più completo e far sì che venissero valorizzate appieno il patrimonio delle terre del Monviso. Beh, per me è sempre un piacere tornare qui a Saluzzo e l'attenzione che la Regione anche riserva a questo territorio, a questa manifestazione, è testimoniata anche non solo dalla presenza del sottoscritto, che insieme al consigliere regionale De Marchi, al consigliere Marello, insomma, rappresenta una squadra, diciamo, importante di presenza a testimoniare proprio la vicinanza della Regione a questa fiera. Il sindaco ha già sottolineato molto bene l'importanza che ha il settore agricolo per la nostra provincia. Un settore fondamentale, per la provincia di Cuneo è un settore davvero vitale. A cui io aggiungerei anche l'importanza del settore della sanità. È quasi superfluo dirlo, l'importanza della salute, ma anche la sicurezza sanitaria, e questa pandemia l'ha messo in drammatica evidenza, quanta importanza rivesta. E proprio questa fiera, lo ricordava prima la Presidente, è stato un momento, lo scorso anno, un momento importantissimo. Si arrivava dal lockdown, dalla prima ondata, in un clima di paura, di incertezza, in un clima anche dicevo, di incertezza per il futuro. Non c'erano i vaccini l'anno scorso, in questo periodo. Eppure questa manifestazione si è tenuta. Quella di Savigliano, quella di Mondovì erano state annullate. Questa è stata la prima grande manifestazione dopo il periodo più triste, più duro del Covid, che ha davvero dato della speranza. Il primo importante evento che ci ha fatto ripensare ad un ritorno alla normalità. Qui dobbiamo dire che non è stato un caso, perché c'è stato un grande lavoro di tutti, il lavoro del comune, il lavoro della prefettura, le forze dell'ordine, il volontariato. Tutti quelli che hanno avuto la possibilità hanno dato una mano e questa prima fiera del 2020 davvero ha rappresentato un momento di speranza. Quest'anno le condizioni sono diverse. Quest'anno abbiamo avuto il vaccino, abbiamo una popolazione vaccinata. In ospedale di Saluzzo oggi abbiamo 11 ricoverati, 14 a Centallo nel Covid Hospital, pochi numeri, numeri bassi. Però
volevo sottolineare come la collaborazione di tutti, ed è stato detto da chi mi ha preceduto, sia un elemento determinante e fondamentale per la riuscita di questi eventi.